Oggi è martedì 14 luglio 2020. Mongolia, caccia e poi mangia una marmotta. Adolescente muore di peste bubonica. Un 15enne, come riporta il Centro Nazionale delle Malattie Zoonotiche, ha manifestato febbre alta dopo aver consumato la carne insieme a due amici ed è deceduto 3 giorni più tardi. A maggio una coppia è morta per la stessa ragione e altri 2 casi sono stati registrati all'inizio del mese. Un 15enne in Mongolia è morto di peste bubonica dopo aver mangiato carne di marmotta. Viveva nella provincia sud-occidentale di Gobi Altai. Aveva cacciato la marmotta con un cane per poi cibarnese, stando a quanto riportato dall'agenzia cinese Xinhua, che cita il Centro Nazionale delle Malattie Zoonotiche. L'adolescente, di cui non è stata resa nota l'identità, avrebbe manifestato febbre alta dopo aver mangiato la carne insieme a 2 amici e deceduto 3 giorni dopo. Il Ministero della Salute ha fatto sapere di aver messo una quarantena le prime 15 persone entrate in contatto con il deceduto, che ora sono state sottoposte a un trattamento di antibiotici. 5 distretti della stessa provincia, ha dichiarato il portavoce del Dicastero, Narajerei Droj, sono stati posti in quarantena per 6 giorni. Già all'inizio del mese erano stati registrati altri 2 casi di peste nella provincia di Covid, dove oltre 140 persone sono state sottoposte al test. A maggio una coppia è morta nella provincia di Bayan Uji dopo aver mangiato il rene del roditore. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di evitare di cacciare, toccare o mangiare roditori, in particolare le marmotte, possibili riserve del batterio Yersinia pestis, e di tenersi alla larga di qualunque roditore morto. Il livello di allerta sanitaria è salito a 3 su un massimo di 4 e rimarrà elevato fino a fine anno. Il direttore del primo dipartimento asiatico del Ministero degli Esteri russo, Georgi Zinoviev, ha dichiarato che Mosca non vede alcuna seria minaccia dalla possibile diffusione della peste nera della Mongolia e della Cina, poiché il movimento di persone attraverso il confine è quasi praticamente azzerato. La peste bubonica è causata dall'introduzione nell'organismo del batterio Yersinia pestis, attraverso la puntura di un pulce a sua volta infettata ad un roditore. L'ospite più comune delle infezioni è di solito il rato, ma nella Mongolia interna è più spesso la marmotta, diffusa nelle aree rurali. Nonostante le campagne governative per scoraggiare la popolazione dal mangiare marmotte, le cui interiora sono però ritenute salutari. Almeno una persona all'anno in Mongolia muore di peste. Alcuni focolai minori rimangono oggi in alcune parti del mondo, come Congo e Madagascar. La morte nera ha ucciso milioni di persone nel Medioevo, ma i casi sono ora molto rari. Se trascurata, la malattia è fatale nel 30 e 60%. Dei casi, ma individuata per tempo e trattabile con antibiotici. La forma più virulenta è la peste polmonare, che può essere trasmessa tra gli esseri umani attraverso la tosse. Quella della Mongolia, però, non è una nuova minaccia pandemica. Come ricorda il New York Times, gli Stati Uniti registrano in media 7 casi di peste bubonica all'anno, più spesso nelle aree rurali degli stati Guarda, occidentali. è difficile da immaginare, no? Adesso con la pandemia del coronavirus. E il ritorno, non è un buon ritorno, ma parlare della peste nera o della morte nera è una cosa completamente strana, no? Io non posso immaginare che una peste come questa, che ha ucciso milioni e milioni di persone, quasi 1.000 anni fa, continuano a esistere nel pianeta. Lo stesso caso sarà con il coronavirus. Questa maledetta malattia,
continuerà qui con noi, io penso per un buon tempo, no? Per sempre. No? Per sempre no, perché nulla è per sempre. Ma come una persona può mangiare questo animalito, no? Questo animale? Io non posso immaginare, no? Povero animale, no? Poverino. Essere umano deve cambiare modo di vita. È il coronavirus è azioni umane, no? Di mangiare animali come questo, no? Di non fare una buona pulita, non mangiare bene, no? Tutte le malattie nel mondo, praticamente tutte, sono per questo, no? Il contatto umano con gli animali, no? Ho letto questa notizia la settimana scorsa, io non ho potuto credere, no? Che continuano i casi di peste nera, no? O la morte nera, in questo secolo, no? In Congo, in Madagascar è completamente una epidemia, no? Senza fine. E adesso in Mongolia, no? In una regione vicina alla Russia. Sarebbe terribile, no? Che cominciare adesso una nuova pandemia. Sappiamo che dopo il coronavirus avranno altre pandemie, no? Perché è così della natura, no? E pensare nella morte nera è una cosa terribile. Adesso mangiate bene e non mangiate questo tipo di cose, no? Questo animale, povero animale, non deve essere mangiato. Grazie tante per guardare un nuovo video. Comparti questo video con la famiglia, amici, con tutto il mondo. E ti vediamo presto con un'altra interessante notizia. Buona giornata a tutti, buona serata e ci vediamo presto. Arrivederci, ciao!